Quindi abbiamo già detto non i governi dei palazzi, non gli amministratori, non i mafiosi, non le caste assolutamente, ma in ordine di importanza, se vogliamo mettere in ordine di importanza, il primo è l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è un altro di questi organi sovranazionali, cioè di questi governi mondiali. Quando si parla di governi mondiali sembra sempre che uno ricalchi le parole dei complottisti che stanno in internet, ma qui stiamo parlando di una cosa vera e seria, Organizzazione Mondiale del Commercio, sede a Ginevra, 153 paesi che firmano accordi che sono vincolanti su qualunque legge di qualunque governo, di qualunque Parlamento. Un'organizzazione dal potere enorme. E vi do solamente, guardate, avendo risparmiato un po' di tempo, vi do solamente un dato. Sapete tutti che c'è stata la crisi finanziaria. Sapete tutti che in America la crisi finanziaria ha fatto un disastro di disoccupazione, eccetera. L'indignazione dell'opinione pubblica è ai massimi livelli, non solo in America, anche in Inghilterra. Noi italiani, come al solito, ci preoccupiamo di cose più importanti come la Daddario. Ma comunque, lasciamo stare. C'è stata questa crisi, il Presidente degli Stati Uniti, il Presidente degli Stati Uniti. C'è qualcuno di più potente del Presidente degli Stati Uniti nel vostro immaginario? No, e non è, e invece, come dicevo prima, è solo una marionetta. Il Presidente degli Stati Uniti voleva introdurre delle regole per mettere le briglie alla speculazione finanziaria, l'Organizzazione Mondiale del Commercio gli ha detto no, non lo puoi fare, perché tu hai firmato uno dei nostri accordi che si chiama Financial Services Agreement, l'accordo sui servizi finanziari, che vieta a qualunque paese, agli Stati Uniti in questo caso, di porre limiti alla dimensione delle banche di investimento e alle loro speculazioni. E sapete chi è che ha firmato questo accordo per gli Stati Uniti? Un tale Tim Geithner, che oggi è il ministro del Tesoro, che è uno dei membri di questa commissione trilaterale e di altri gruppi, di altri club dei veri potenti del mondo, di cui parlerò poi nei prossimi video. Questo per darvi un'idea di che cos'è l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Un altro organo è la nuova Europa, l'Europa del Trattato di Lisbona, l'Europa della Commissione Europea, come ho già spiegato nei video sul Trattato di Lisbona, cioè laddove dei burocrati non eletti e dei giudici non eletti da nessuno avranno il potere di creare delle leggi, mentre il Parlamento Europeo non può, loro sono i rappresentanti eletti ma non possono creare le leggi. E la Corte Europea di Giustizia potrà emettere sentenze che saranno vincolanti persino sulla nostra Costituzione. Questo è un altro di questi organi che questa idea del potere, le cui origini ho descritto oggi, si sia dotato per andare avanti e continuare i propri interessi. Il sistema delle banche centrali, che stabiliscono le politiche monetarie, quindi vuol dire nella pratica quanto una persona paga del mutuo e quindi da questo deriva tutta una serie di scelte di vita, se poter istruire i figli in un certo modo, se potersi permettere un certo stile di vita o meno. È il sistema delle banche centrali che hanno in mano la moneta e noi abbiamo completamente perso qualunque sovranità su questo. Il sistema delle lobby è un altro degli organi istituiti per portare avanti, l'ho già detto prima, non mi ripeto, è una cosa che esiste, che c'è e va tenuta molto in considerazione, che chiamiamo per comodità il Senato Mondiale degli Investitori Internazionali. Gli investitori internazionali sono gli uomini in carne e ossa, che il più famoso, che è stato sulla stampa e il più conosciuto, anche se oggi è diventato un buono, fra virgolette, ma è una falsità, è George Soros, uno di questi personaggi, che da solo ha deciso l'uscita dell'Inghilterra dal sistema monetario, un solo uomo ha deciso l'uscita dell'intero paese dal sistema monetario. Questi investitori internazionali hanno dei poteri enormi, ricattano qualunque governo al mondo, qualunque. Perché mettendo o ritirando investimenti possono far crollare le borse di qualunque paese, possono far crollare l'economia di qualunque paese. Quindi questo è un altro dei gruppi, degli organi di potere che portano avanti l'idea di potere che ho citato prima. E poi naturalmente, infine, la commissione trilaterale, di cui ho parlato in occasione di questa sera, è un altro gruppo, il gruppo Bilderberg. Che anche questo è molto citato in internet e a tante persone può sembrare una di queste idee complottiste, non ha un gruppo molto serio, un gruppo esistente che si riunisce e di cui tratterò nei prossimi video. Quindi questi sono gli organi di cui questa idea che nacque nel 1971, rilanciata nel 1975, si è dotata per veramente governare la vita di tutti i cittadini, di tutti, assolutamente. Ora, si può dare un'indicazione per riportare,
E lo ripeto, a costo di essere ripetitivo, dovete pensare che stiamo parlando proprio delle nostre scelte di vita. L'Organizzazione Mondiale del Commercio sta passando un accordo che si chiama GATS, e non sono i mici, sono i gatti, si chiama GATS, è il General Agreement on Trade and Services, cioè l'accordo generale sul commercio dei servizi. Stanno decidendo la privatizzazione internazionale di qualunque servizio alla cittadinanza esistente. La lista dei servizi comprende tutto, addirittura chi porta i cancellini, chi fornisce i cancellini alle scuole pubbliche italiane, chi fornisce il gesso, chi fornisce le lavagne, chi porta le carrozzine nell'USL, tutto questo sta per essere privatizzato e venduto ai migliori offerenti internazionali. Questo vuol dire che il potere di cui parlo in questi video non è un potere che sta là e chissà che cosa, io domani mattina vado in ufficio e non mi riguarda, riguarda la tua vita. Ripeto, i mutui che paghi, le banche, le condizioni che ti fanno le banche, le scelte alimentari anche, e questo è un discorso enorme da aprire sulle scelte alimentari, il lavoro, gli scioperi, si possono fare, non si possono fare, gli stipendi, la flessibilità, tutto questo non è deciso dai governanti, dalle marionette del potere, è deciso da questo potere. Allora, che cosa ne consegue? E concludo. Ne consegue che se noi continuiamo a dar retta a un esercito di sciagurati che ci sta martellando la testa, col fatto che se vogliamo cambiare la storia e il mondo dobbiamo prendercela con quattro marionette del potere, perdiamo tempo, sprechiamo le uniche risorse che abbiamo e non abbiamo nessuna speranza. La prima cosa da fare è imparare chi è il potere, perché se non sappiamo chi è non lo potremo mai combattere. E concludo la specifica su chi combattere esattamente oggi, che cosa fa, come si chiamano. E quali sono i poteri che dobbiamo andare a colpire, quali sono le funzioni che dobbiamo andare a colpire nella prossima serie dei video.